edizione, perché fino ad ora abbiamo scherzato e ci siamo divertiti. Qui si inizia a far sul serio, specie quando si tratta di formazione. Infatti oggi vi presento Skipros, che è il primo marketplace italiano della conoscenza, che abbiamo sviluppato in collaborazione con Matteo Bianchessi e il team di Plan, con la coordinazione del professor Degli Antoni, che oggi è qui seduto, e la Pocurini Galletti, che sta provvedendo appunto allo sviluppo e ai contatti per l'estero, che è il nostro legame. Come funziona Skipros? Sostanzialmente è un marketplace che permette a studenti e docenti, diciamo, di incontrarsi. Attraverso cosa? Attraverso lezioni individuali o di gruppo, per le quali, diciamo, non è necessario essere un professionista, in quanto la qualità delle lezioni è modulata sulla base del feedback. Come siamo partiti? Siamo partiti dall'analisi di quello che è il mercato italiano, fatto appunto di oltre 1 miliardo di euro per quello che riguarda solo il settore della formazione e dell'education in Italia, avvalorato dagli oltre 6 milioni di ricerche mese per le parole corse, corsi e lezioni. Così abbiamo analizzato quello che è il mercato estero, ritrovandoci un fervido mercato oltreoceano fatto di realtà come Skillshare, fatto di realtà come Teach Street, Lore, Flock, tantissime di queste realtà già acquisite, un po' come Teach Street da Amazon. Per quel che riguarda Flock, adesso è stato, diciamo, inglobato in 500 startups e dal Cile si sta spostando, quindi dal Sud America, negli Stati Uniti. E analizzando poi il mercato italiano, frastagliato, fatto di realtà come Corsi in Città e Course for Me, che però sono prevalentemente dei siti vetrina, quindi Skillbros offre e apporta nuove funzionalità, è un portale multimediale. Abbiamo pensato quindi alla formula di business, semplicissima, il 20% di fee per ogni singola transazione. È costruito il nostro modello di revenue, che ci porterà a chiudere il 2013 con un fatturato di 24.000 euro, 480.000 per il 2014, 12 milioni nel 2015, 98 milioni nel 2016. Come? Le lezioni, potete vedere lì, hanno, diciamo, un costo medio per classe, un guadagno medio che passerà dai 300 euro ai 10.000 euro nel 2016. Nello stesso tempo scaleremo sull'online e svilupperemo la piattaforma abbiamo già sviluppato la piattaforma su tutta Italia, Europa e poi successivamente mondo. A questo punto, in piena ottica Lean Startup, ci siamo messi a lavoro. E che è successo? Bene, un esercito vero e proprio di studenti e docenti che hanno usufruito del servizio di Skillbros. In pochissimo tempo abbiamo realizzato la nostra prima beta, 80.000 visitatori unici sulla piattaforma, oltre 600 lezioni vendute, oltre 100 docenti sono transitati sul nostro sito, 18.000 iscritti alla newsletter, 3.000 utenti attivi e, la cosa più importante, solo 19.000 euro investiti. Così, grazie alla collaborazione anche del nostro prof, abbiamo col team di Clan sviluppato la seconda beta, online già da settembre in anticipo sulle tabelle di marcia, e adesso è possibile frequentare i corsi di Skillbros direttamente anche attraverso la piattaforma. Quello che richiediamo sono 250.000 euro per l'internazionalizzazione del nostro servizio e arrivare a break-even. Se non volete finanziare il progetto, ho messo in vendita casa, potete acquistare casa mia, mi occupo del suo progetto. Grazie. Self-explaining. Un benchmark con Coursera? Benchmark con Coursera? Diciamo che Coursera interviene in un mercato diverso. Diciamo i corsi massivi, gli open online massive courses, è un mercato un tantino diverso dal nostro. Il nostro è proprio un marketplace puro come eBay, dove chiunque può transitare, liberamente insegnare, riceve un feedback, si crea la sua identità. È come se fosse davvero un marketplace come eBay, come Blogging, in questo caso possiamo traslare il discorso. No, non c'entra, ho sbagliato. E nulla, quindi funziona proprio così. Noi non prendiamo docenti, quello è un mercato altamente rischioso, perché c'è molta competizione, 65 milioni investiti in Coursera. Noi andiamo su un mercato diverso. Oggi proprio parlavamo di una trattativa con Flock, quindi col Cile, per riuscire noi a sviluppare la parte europea, nel frattempo che loro si diffondono in Sud America e America. Flock è una bellissima realtà, vi consiglio di vederla. Coursera ha raccolto 65 milioni. Va bene, grazie. Allora io direi Lorenzo Bruno, Ticcio e io.